partita decisa dalla nostra intensità. Direi che la nostra intensità è stata difficile da controbattere, quindi avendola mantenuta più o meno costantemente, tranne qualche piccolo sprazzo, a questo livello di intensità direi che non è facile giocare, quindi questo credo che sia stato l'aspetto più importante. Poi mi soffermo poco sui 92 punti segnati, esattamente come mi sono soffermato poco sugli 88 quanti erano stati quelli di Imola. Continuo a soffermarmi invece sul dato difensivo, che se non sbaglio Piacenza la qua ne aveva fatti 66 o roba del genere, a Imola ne abbiamo presi 68 o roba del genere, stasera ne abbiamo presi 64. Questo secondo me è il dato che fotografa perfettamente il livello di intensità e di energia, e questo dato è quello che mi porto dietro, perché quando tieni gli altri a 64, 65, 67 c'è anche la partita che la puoi perdere, però mi sento un po' più tranquillo, insomma le spalle me le sento un po' più coperte, e ho la sensazione che anche i giocatori in campo se le sentono molto più coperte, sapendo che hanno la capacità di fermare una, due, tre, quattro volte gli avversari anche consecutivamente. Credo che questo sia stato l'elemento più importante che ha contraddistinto la gara. E basta, nel senso che non c'è molto da aggiungere, direi che questo spiega tutto, poi tutto il resto è diretta conseguenza. Ecco coach, quello che stupisce è proprio questa intensità, e in questa intensità ci sono solo 10 tra virgolette palle perse, quindi significa che intensità è anche sicurezza tra virgolette. Sì, hai ragione, ma sai qual è la differenza tra me e voi? È che io li vedo tutti i giorni, e vedendoli tutti i giorni mi stupisco veramente poco, nel senso che questa intensità è quella che normalmente riescono a mettere in allenamento anche quando siamo in condizioni di emergenza, quindi questo mi fa pensare che possa essere un aspetto identificativo della nostra squadra, no? Quando si dice bisogna costruire un'identità, ecco, direi che giocare ad alto ritmo con un alto livello di intensità, sostanzialmente producendo, come lo dici te, 10 palle perse e 19 assist, abbiamo già detto tutto, cioè abbiamo messo in mezzo la parte diciamo energetica e anche la parte qualitativa, perché quando una squadra fa un assist turnover ratio, come dicono gli americani, pari quasi a 2, insomma è tanta roba, eh? Tanta roba.